dottor Francesco Ladecchi a discutere di un argomento molto interessante, i risvolti sui mercati finanziari di quello che sta accadendo oggi, e in particolare anche sull'impatto sugli energetici di questa oscillazione del prezzo del petrolio. Io quindi di nuovo vi lascio ringraziandovi veramente di cuore di aver contribuito a questo evento. Grazie. Allora, la parola ora a Davide Re, il generale Davide Grazie, dottor Rade. Buonasera a tutti gli amici che sono collegati. Sono interessati come è stato giustamente detto. Direttore del Foresound, nato che nel 2017 si è sentita un po' puramente militare che contraddistinto dal 1949 anno in cui è stata tra le sue competenze e ho qui con me il maggiore Trentino napoletano gesto italiano analista presso la gestisce anche queste attività sono dette così non militari che ci permettono di identificare potenziali minacce sfide e anche soprattutto opportunità di cooperazione con i partner dell'area appunto dell'Est e Nord Africa. In particolare, io fornirò una diciamo, rassegna su alcuni argomenti importanti che sono appunto correlati al Covid, la pandemia che ha preso un po' tutto il mondo e noi anche Imis, parlerà della crisi sanitaria che ha colpito appunto paesi l'area di interesse, anche l'aspetto nazionale, il fatto che purtroppo come anche noi c'è stato un periodo intenso in cui tutte le scuole dell'Africa, del Middle East sono state chiuse. Questo ha portato impatti chiaramente possono essere ascrivibili a una futura sicurezza, perché chiaramente tanti di questi bimbi, si parla di centinaia di milioni di ragazzi in scolastica, hanno abbandonato le scuole, potrebbero magari debiti da quello che ho visto succedere lì con una migrazione presso organizzazioni terroristiche, per esempio. La crisi economica già illustrata, accennata almeno dal professor Capasso, questa situazione del prezzo del petrolio che per altri paesi hanno degli impatti importanti perché sono paesi che hanno un cosiddetto break-even point del barile dell'olio su cui loro hanno pianificato una programmazione finanziaria e alcuni trovandosi sul, mi sembra, 40 dollari al barile, potranno difficoltà nelle loro forze di sicurezza, pagare i sussidi a mai riusciti a sopravvivere in questo momento storico. E ovviamente anche la crisi politica e gli aspetti di sicurezza ovviamente sono correlati alla già detto che le frontiere di tanti paesi e noi collaboriamo. Forniamo contributi in termini di addestramento, supporto sia logistico che anche proprio attivo, con le frontiere stesse, altrettanto purtroppo sospeso queste attività. Di conseguenza, queste potrebbero avere sicuramente potenziali impatti sulla sicurezza. Non vorrei allungarmi oltre, è un onore per me essere qua. Sono italiano, vero, ma le mie origini aeronautiche hanno radici nella terra natalana, avendo aeronautica. Quindi per me è rinnovato e con piacere trovarmi in questa parte di cui ho un bel ricordo. Buonasera a tutti. Grazie, io la ringrazio. Ho avuto un po' di difficoltà ad ascoltarlo, ho perso diciamo il 10-20% delle parole. Non so se è un problema che gli altri condividono con No, me. anch'io, forse Oh, al lab la connessione non è molto forte. Perché si sentiva un audio spezzettato. esatto. Ora però non vorrei allarmare il generale, nel senso che la sicurezza è ancora diciamo, garantita e anche il senso è garantito, cioè abbiamo capito benissimo. Però nel successivo collegamento, magari se è possibile cercare di migliorare la ricezione, sarebbe un bene. Continuiamo e finiamo con i saluti dell'ingegner Grimaldi, che ricordo appunto del presidente del Club Grazie Atlantico Napoli.
Marco, mi dicono che l'ingegnere ha avuto difficoltà di collegamento. Non so, al limite lo facciamo intervenire dopo perché è scomparso dal video. Quindi... Va bene, va bene. Allora noi andiamo avanti. Dunque, andiamo avanti e entriamo nel merito della discussione. Non abbiamo presentato in maniera corretta e organica tutti i partecipanti a questo incontro. Lo faccio ora. Abbiamo il maggiore Mario Sorrentino, analista militare, il dottor Francesco Lavecchia, di cui abbiamo già citato il nome, research editor di Morningstar, e l'ambasciatore, credo che possa definirlo così, se no mi correggerà, Granmenos Mastroianni, diplomatico coordinatore delle politiche di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri. Questi sono i partecipanti. Io ho pochissime parole da dire perché ho anche io molta curiosità di ascoltare. Sostanzialmente noi passiamo da un problema di sicurezza sanitaria a un problema di sicurezza tucuro, cioè in modo particolare di sicurezza energetica, come abbiamo detto. Ma dire sicurezza energetica è in qualche modo limitante, perché in realtà da lì poi molte cose dipendono. La catena di eventi viene determinata dal prezzo del petrolio, ma tutti quanti sappiamo che quando oscilla in maniera così forte il prezzo del petrolio, poi molte cose possono succedere. Il maggiore Sorrentino ci dirà, appunto, ci introdurrà in questo quadro. Da un'emergenza all'altra, e non è detta che questa di cui ora parliamo la prima. Prego, maggiore, la parola. Buon pomeriggio a tutti, spero che sia buono. Fate sapere se per caso è ancora in modo tale che interi modulo dialettico. No, non è chiaro come vorremmo. Sarà sicuramente un problema di connessione. Perfetto. Io cercherò nel tempo che mi è stato dato trattare fondamentalmente tre argomenti. Dare alcuni dati alla crisi sanitaria in corso, per inquadrare bene la dinamica delle cose. Dopo pochissimo la parte economica, perché la parte economica ha un ruolo fondamentale per capire anche di sicurezza, che sarà il argomento fondamentale della giornata. Allora, cominciamo con la crisi sanitaria. Attualmente ci sono più di 9 milioni e mezzo di casi nel mondo da quando è cominciata questa pandemia nel giro di pochi mesi, poi alla fine, e ci sono più di mezzo milione di morti nel mondo. Cominciano a fare un certo effetto. Se poi che il lockdown rientra più di 2 miliardi di persone che sono state in lockdown nel mondo, ancora misure restrittive, perché le misure restrittive hanno un impatto sociale per aspetti di sicurezza e la tenuta di alcune zone. L'Africa e il Medio Oriente hanno numeri particolarmente alti. Consideriamo ad esempio l'Africa con 1.300.000 di popolazione, che rappresenta il 7% della popolazione mondiale. Attualmente ci sono circa 130.000 casi, solo 10.000 accertati. Questi numeri sono sicuramente inferiori rispetto a Europa o il Nord America. I numeri sono sicuramente significativamente alti, sia in termini di morti che in numeri di conclamati. Questo è dovuto sicuramente a una difficoltà e una attendibilità dei dati che vengono forniti da alcuni paesi, soprattutto anche la difficoltà di testare l'eventuale presenza del Covid-19 malati asintomatici. Difficoltà anche adesso ai servizi sanitari essenziali in molti dei paesi africani e Medio Oriente. Diciamo che dalla parte dell'Africa ci sono anche degli aspetti positivi che bisogna considerare. Per esempio, l'Africa ha discreti precedenti pandemie presenti in crisi, parliamo di Ebola, di Quindi hanno avuto nel recente passato delle esperienze
che noi stiamo vivendo a livello globale. Poi anche popolazione più giovane in Africa, dove il 70% della popolazione africana è al di sotto dei 2 anni. Quindi diciamo, la mortalità sicuramente ha un ruolo con la popolazione. Anche il fatto che molti dei africani sono meno globalizzati e meno connessi, perché questo tipo di virus viaggia soprattutto con il del collegamento. Quindi la globalizzazione gioca un fenomeno fondamentale. I primi casi si sono sviluppati dopo il centro e la prima con Wuhan in Cina e in Europa. Diciamo dico che è più perdonatemi, posso interrompere un secondo? Forse se sì. Il video è meglio perché non riusciamo, non si sente bene. Allora, io direi andiamo avanti, sospendiamo un attimo questo intervento, il maggiore ci scuserà e anche chi ci segue, e proseguirei se c'è il dottor Lavecchia. Allora, io vi darò il quadro della visione di Morningstar sul futuro andamento del mercato del petrolio. Prima di parlare appunto di stime di previsioni, volevo fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, cioè come siamo arrivati alle attuali quotazioni del barile, che viaggia sotto i $40. Il prezzo del petrolio in tutto il 2019 ha oscillato tra i 60 e i $50. Lo stesso è avvenuto anche nei primi mesi del 2020, ma ai primi di marzo c'è stato il primo shock, del petrolio è sceso sui $30, toccando i minimi dal 2016. Questo perché è saltato l'accordo tra i paesi dell'OPEC e la Russia. L'OPEC voleva estendere in Italia la produzione che era in essere in quel momento fino alla fine dell'anno. La Russia non era d'accordo e quindi questo ha ha dato uno scossone, forse ha dato mano libera quindi questo tutto di controllo sulla loro produzione, e questo ha fatto piombare il prezzo del petrolio al ribasso. E il resto l'ha fatto l'espansione della pandemia, che ha ridotto ha impattato fortemente sulla domanda di petrolio, portando appunto, facendo progressivamente scendere le quotazioni fino ai $20, e qui che sono progressivamente risalute fino agli attuali prezzi di mercato. Quello che però è successo ad aprile è stato straordinario. Per la prima volta il prezzo del petrolio si è azzerato. Fino ad allora è incredibile. Cosa è successo? Io sento dei rumori in sottofondo. Non so se sono meglio. No, va, dovrebbe andare abbastanza bene. Il collegamento è abbastanza... Ok, cosa è successo? È successo che si è generato il panico sui mercati per la paura che le riserve di petrolio negli Stati Uniti si saturassero. Il calo della domanda del mondo di petrolio ha fatto aumentare il tasso di saturazione di centri di stoccaggio negli Stati Uniti, e questo ha innescato la paura negli investitori, soprattutto quelli che appunto avevano posizioni di futuro in scadenza il 21 aprile, la paura di non poter realmente stoccare il petrolio che è stato. E questo è la paura di dover correre il rischio
fermare un po' di che potesse li ha costretti a pagare perché ha copi le prese di future meno $38 che non sentito pagare piuttosto che supportare questo rischio. C'è da dire che questo forte rialzo del crollo del prezzo dei future è stato indotto sul mercato, indotto anche dalla copertura dei media appunto sulla riduzione sulla contrazione, la forte contrazione della domanda e quindi sulla saturazione dei centri di stoccaggio. La paura infatti non aveva delle radici, non aveva delle basi economiche, tant'è vero che i future su altre scadenze hanno registrato sia dei ribassi, ma dei ribassi molto inferiori rispetto al 300% registrato dai future con scadenza ad aprile. Lo stesso Brent ha registrato un calo del 9% e nei giorni successivi le quotazioni del WTI sono velocemente risalite attorno ai 20 dollari. Qui il prezzo è progressivamente risalito fino alle attuali quotazioni di mercato. Quotazioni di mercato, come dicevo prima, attorno sotto i $40, che sono molto inferiori rispetto a quella che è la stima del prezzo del petrolio di Morningstar nel lungo periodo, che pari a $55 al barile. Per capire come arriviamo a questa stima, guardiamo prima le dinamiche di domanda e offerta. Allora, sul lato della domanda, la domanda di petrolio è stimata in calo del 9% nel 2020, quindi un calo di circa 9 milioni di barili al giorno. Questo è un dato straordinario, un calo che trova le sue ragioni appunto nell'impatto che il coronavirus ha su due voci molto importanti della domanda di petrolio, che sono il carburante per gli aerei e la benzina, che sommano per il 30% della domanda complessiva di petrolio. E come dicevo, è un evento straordinario perché non c'è stato mai un anno dal secondo dopoguerra in cui la domanda di petrolio si è scesa così fortemente. Basti pensare che dopo la crisi finanziaria del 2008 la domanda di petrolio è scesa ma solo dell'1,6%. In un'altra circostanza straordinaria come lo shock del petrolio, quando il petrolio è salito alla fine degli anni 70, la domanda di petrolio è scesa di circa il 10%, ma complessivamente dal 79 all'83, quindi in 4 anni. Un evento straordinario che non ha precedenti. Quello che gli analisti di Morningstar si aspettano è che questo calo forte e repentino della domanda sia seguito da un recupero altrettanto forte e veloce. E queste aspettative si basano su due ipotesi. La prima è che l'impatto del coronavirus su l'economia globale sia un impatto limitato nel lungo periodo. Tale impatto viene stimato nello 0,9%. E questo per due ragioni. La prima è legata al fatto che
il virus non ha alterato la capacità produttiva dei paesi. La seconda ragione è che la fiducia sia dei consumatori che delle imprese aumenterà velocemente non appena il numero di contagi inizierà ad abbassarsi. La seconda ipotesi è che il fabbisogno di petrolio per l'economia globale non verrà intaccato, non cambierà. Un'ipotesi, cioè una possibilità potrebbe essere, alcuni pensano che sia una massiccia adozione dello smart working da parte delle imprese, ma secondo i nostri analisti questa è un'ipotesi che non ha molto fondamento. L'unica vera minaccia in prospettiva per la domanda di petrolio è invece una forte domanda adozione di vetture elettriche. Quello sì, rappresenterebbe una vera minaccia per la domanda di petrolio, ma questa è un'eventualità, un'ipotesi che non vediamo concretizzarsi nel breve periodo. Sul fronte dell'offerta invece vediamo che abbiamo visto che l'OPEC e la Russia hanno raggiunto un accordo per il taglio di 9,7 milioni di barili fino a luglio e di 7,7 milioni di barili fino a fine anno. Si prevede anche che la produzione negli Stati Uniti si mantenga piatta nel 2020. Questo taglio alla produzione non sarà sufficiente a colmare l'eccesso di offerte sul mercato, ma come dicevamo prima, la domanda rimbalzerà velocemente nel 2021. I nostri analisti si aspettano che nel 2021 la domanda salirà di 9 milioni di barili, nel 2022 di 2 milioni di barili, e questo eccesso di offerta che vediamo attualmente sul mercato si trasformerà velocemente in un eccesso di offerta, e questo porterà gradualmente il prezzo del petrolio a salire e raggiungere quello che per noi è il prezzo di equilibrio nel lungo periodo, che è pari a 55 dollari. Come dicevo prima, il prezzo del petrolio al momento è ancora sotto i 40 dollari, e questo secondo noi incorpora delle aspettative sul futuro andamento della domanda di petrolio troppo pessimistiche. Perché i nostri analisti hanno fatto delle analisi di scenario, e nello scenario peggiore hanno ipotizzato un calo nei prossimi 5 anni, un calo della domanda di petrolio media del 6,3% prodotta da una prolungata recessione, dall'effetto congiunto di una prolungata recessione una massiccia adozione dello smart working da parte delle imprese. Nonostante questo forte calo della domanda, fermo restando le ipotesi di cui abbiamo parlato prima dal lato dell'offerta, porterebbe secondo noi il mercato in equilibrio ad un prezzo
tra i 40 e i 45 dollari. Quindi questo per dare un'idea di quanto al momento di quanto sia pessimista al momento il mercato sul futuro della domanda di petrolio. Marco ha messo in muto. Il microfono spento, Marco, devi accenderlo. Pronto? Mi sente? Sì. Oh, le volevo chiedere, ma questa analisi che lei fa in realtà sovverte tutte quelle che sono state fatte finora sulla forza di questa emergenza nel produrre una mutazione anche negli stili di vita dell'umanità. Cioè, il mondo in questi mesi si è interrogato su diciamo, le novità che ci spingerebbero a trovare nuovi equilibri e via dicendo, mentre invece da quel... su come il mondo potrebbe cambiare, cioè nel senso di come il mondo potrebbe essere, sì, potrebbe cambiare, potrebbe essere diverso, sì. E le abitudini a cui siamo stati costretti in questi mesi venissero adottate in maniera continuativa. Quindi sono stati fatti calcoli sul mercato immobiliare, calcoli su la riduzione delle emissioni sull'ambiente. Quello che però nelle loro stime i nostri analisti ipotizzano è che l'impatto, ovviamente, e noi lo vediamo e sicuramente anche però come esperienza personale, l'esperienza dello smart working continuerà ancora. Quindi cambierà il nostro modo di approcciare questo. Questo è vero, cioè, questo è vero. Però noi rappresentiamo, cioè, diciamo che questo cambiamento avverrà su una parte limitata, diciamo, del mondo del lavoro. Quello che gli analisti dicono, i nostri analisti dicono nelle loro relazioni è che l'impatto complessivo non sarà significativo. Ovviamente le nostre abitudini cambieranno, ma questo il cambiamento non sarà così globale e così forte da avere un impatto così significativo su una componente così importante che è quella dei trasporti. Va bene, allora lei appunto conferma che c'è questo gap tra le cose che ci siamo immaginati, no? di trasformazione radicale, diciamo, dell'organizzazione della vita e invece queste previsioni che voi fate, che in parte mi sembrano confermata dalle prime evidenze, cioè l'auto elettrica che non parte, lo smart working che sì, non ha modificato sostanzialmente la cosa, però insomma voi dite, se finisce la prova, qua... La vera prova adesso è tutto con la fine del lockdown, apparentemente le nostre vite sono ritornate alla normalità. Dal punto di vista lavorativo, la maggior parte delle aziende, almeno nel settore dei servizi, continua ad adottare lo smart working. Nel nostro caso, ad esempio, verrà mantenuto fino a settembre, per adesso. Quindi questa esperienza continuerà. Bisognerà vedere se anche dal punto di vista sanitario la situazione ritornerà alla normalità, se i nostri settori di lavoro vorranno continuare su questa strada o vorranno tornare alla normalità.
Va bene. Verifichiamo subito. I grandi hanno già annunciato di voler cambiare rotta, tipo l'amministratore delegato di Twitter che vorrà tutti i suoi lavoratori lavorare in smart working, altri invece che dicono vogliamo tornare subito in ufficio. Quindi appunto. Allora, verifichiamo subito questa analisi che diciamo in qualche modo è rassicurante e per altri invece smorza un po' gli entusiasmi di chi pensava a qualche cosa di diciamo di completamente di un'occasione che avrebbe rivoluzionato i nostri stili di vita. Darei subito allora la parola a Grammenos Mastroianni e poi se mi date un cenno, un segnale... Mi hanno detto, perdonami Marco, che adesso il collegamento dovrebbe essere fluido con l'abbonato, non lo so. Se mi consente, visto che sono rientrato, sì. Volevo approfittare 30 secondi, 10, ma mia presenza qua, anche perché ho avuto un problema di collegamento nel momento iniziale. E quindi portare i loro saluti, sono sempre i saluti di prima, ma ci tengo a esprimere la mia soddisfazione a essere presente personalmente come Club Atlantico, di cui mi onoro di essere il presidente in questa circostanza. E quindi veramente un ringraziamento a Salvatore Capasso che mi ascolta, perché è un po' l'anima, questo non lo dico, anche al generale Re che sta qui e che io vedo e che ringrazio, perché siamo stati un po' gli ideatori, se vogliamo, di questa iniziativa, che ovviamente sta assumendo delle caratteristiche di alta qualità, visto che i relatori sono quelli che sono, e poi c'è un conduttore come Marco De Marco, che ovviamente ci aiuta a essere nel tracciato giusto. Ecco, sì, ma il conduttore è la piattaforma, il conduttore però quello... L'altro conduttore non ci aiuta, va bene. È perfetto, il Club Atlantico vi saluta. Voi sapete che appunto è un'organizzazione che guarda, ispirandosi a quelle che sono le regole del Patto Atlantico, che ovviamente era nato quando è stato fondato con degli orizzonti est contro ovest. Oggi si è talmente articolato ed ampliato, tanto è vero che l'incontro di oggi parla dell'area MENA, quindi stiamo parlando di un fronte completamente diverso rispetto a quello su cui l'Alleanza Atlantica si muoveva. Ecco, io volevo soltanto fare questo bellissimo intervento complimentandomi con tutti e poi ascolterò anche il resto. Mi auguro che il maggiore Sorrentino riesca a collegarsi in una maniera più tecnicamente comprensibile, perché è sicuramente una visuale importante per poter portare elementi a questa discussione. Pertanto mi taccio, vi ringrazio, vi saluto e vi ascolto in silenzio. Okay? Grazie. Maggiore, lei sicuramente ha attraversato emergenze più gravi di queste. Provi a sfidarne le difficoltà del momento e proviamo se riusciamo a seguirla. Io la interrompo se proprio non riesco a trovare il senso di quello che dice. Prego. Io provo alzando anche un po' il tono della voce, cercando di fare delle frasi un po' più corte e vedere un po'. Allora, io passerei direttamente agli aspetti di sicurezza, che sono quelli che sicuramente l'audience ha richiesto. Quindi io vorrei ricordare alcuni aspetti storici, perché la storia insegna sempre, soprattutto quando sono delle crisi. Il primo caso di pandemia riportato nella storia viene riportato nel 430 d.C. da parte di uno storico, Tucidide, che raccontava la peste di Atene e raccontava soprattutto aspetti particolari per quanto riguarda sia la crisi che si è avuta ad Atene, ma soprattutto le conseguenze che ci sono state. Quindi più di 2000 anni fa le conseguenze furono violenza e problematiche di ordine socio-economico nella città di Atene. Questo succedeva più di 1000 anni fa. Questo insegna che quando ci sono delle pandemie globali che toccano diversi aspetti socio-economici particolarmente forti, quindi la perdita di lavoro, crisi generazionale, disoccupazione, che noi viviamo in tutto il mondo, in alcuni paesi soprattutto del Nord Africa, del Centro Africa e del Medio Oriente,
sono ancora più enfatizzate da queste crisi. Cosa succede? Che gli aspetti connessi alla pandemia e soprattutto quello che viene posto in essere dai governi, ovviamente sono delle reazioni forti, che sono un rafforzamento delle misure per limitare la pandemia. Questo porta soprattutto al rafforzamento di, che cosa? Di alcuni regimi di natura anche autoritaria. Immaginiamo alcuni paesi come l'Egitto o la Libia, dove la situazione politica è particolarmente complessa. Questo rafforzamento del potere politico e dei regimi attua un controllo sociale particolarmente forte sulla popolazione, con una campagna di disinformazione in corso e che si aspetta con le soprattutto di fake news che vengono rilasciate. Questo l'abbiamo visto anche nei paesi europei, non soltanto nel Nord Africa, in Centrafrica, dove ci sono delle dittature o dei governi particolarmente forti, autorevoli, questi aspetti di propaganda e di disinformazione per il controllo della popolazione e della repressione del dissenso politico sono particolarmente forti. Porta tutto un disgregamento, ovviamente delle ripercussioni che si potrebbero attendere soprattutto su aspetti di violenza e di manifestazione di massa, potrebbero essere più o meno violente. Noi veniamo dalla primavera araba, cosiddetta soprattutto dalla stampa nel 2010, dove diversi paesi, cominciando dall'Algeria, dalla Tunisia fino all'Egitto e alla Libia, hanno sconvolto il mondo arabo circa 10 anni fa. Se primavere arabe, se noi guardiamo il 2019, prima dell'inizio della pandemia, c'erano già delle manifestazioni molto forti di dissenso in diversi paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Immaginiamo il Libano, l'Iraq, la stessa Libia, la Tunisia, l'Algeria, anche l'Egitto. Tutti questi paesi hanno una caratteristica comune, che è quella di manifestazioni di piazza che ricordavano quella della primavera araba del dicembre del 2010. Questo prima della pandemia. Perché lo dico su aspetti di sicurezza? Perché con l'inizio della pandemia sono state poste in essere una serie di attività per controllare la pandemia. Quindi il distanziamento sociale, la difficoltà di manifestare, il lockdown completo, il curfew, queste attività ovviamente messe in atto per il controllo della pandemia e limitare i casi di pandemia hanno gli aspetti di natura sociopolitica. Perché ovviamente in questi paesi c'è una forma di rafforzamento della dittatura o dei regimi politici in atto e la repressione del senso politico. Cosa succede poi? Oltre alla parte politica dobbiamo considerare che in molti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa ci sono degli attori di natura non statale, in particolare gruppi paramilitari o gruppi terroristici che sono particolarmente forti. Ricordiamo Daesh o ISIS o come lo si vuole chiamare, in diverse aree del Medio Oriente, Al-Shabaab nel Centro Africa. Questi gruppi che sono di natura terroristica, ma spesso e volentieri sono delle vere e proprie organizzazioni criminali, approfittano dei fenomeni di pandemia per vorrebbe essere un maggior controllo sociale, perché si dimostrano essere quelli che si possono essere delle alternative al potere politico che non riesce a risolvere i problemi sociali. Quindi si frappongono tra uno Stato reale e uno Stato ipotetico alla popolazione, quindi supportano la popolazione. Questo dà maggior consenso a questi gruppi paramilitari su diverse zone e affievoliscono il potere politico. Consideriamo un altro aspetto fondamentale, che è quello della difficoltà del reparto di sicurezza delle forze di polizia nel contrastare, prima di tutto perché quando c'è una pandemia anche noi militari abbiamo delle limitazioni imposte dalla pandemia, che non siamo immuni dalla pandemia. La seconda cosa è che queste forze di polizia hanno delle difficoltà, perché oltre al controllo sociale e al curfew e al distanziamento sociale, come anche i nostri poliziotti e carabinieri, hanno difficoltà a perseguire quelle che sono le manifestazioni o il senso. Quindi anche il discorso di avere difficoltà nel pagare gli eventuali stipendi. Parliamo di azioni come l'Iraq, che non ha la capacità di poter pagare
aumentare il personale del comparto polizia e difesa della popolazione. Soprattutto, ed questo si collega a quello che è stato detto dal collega della crisi petrolifera, uno degli aspetti fondamentali da considerare sempre quello della caduta del prezzo del petrolio, in quanto paesi che erano, sono dipendenti dal petrolio e che c'è una forte richiesta come la Cina, dovuti alla diminuzione del trasporto, dalla richiesta, dal, anche che si viaggia di meno, ci si collega di meno, perché l'80% dei voli aerei sono stati resettati in 5-6 mesi, questo porta ovviamente a una sovrapproduzione di petrolio. Questa sovrapproduzione che da per noi importatori di greggio come l'Italia può essere aspetti positivi, ma altre nazioni che sono produttori di petrolio hanno molto delle molto forti. Parliamo ad esempio dell'Algeria o della Libia e della stessa Arabia Saudita. L'Arabia Saudita prima della pandemia e della crisi del petrolio produceva circa 10 milioni di barili al giorno, la stessa Algeria circa 1,5 milioni di barili al giorno. Questo cosa significa? Soprattutto a prezzi ovviamente non attuali di crisi del petrolio. Questo comporta nelle casse dello Stato di questi paesi, immaginiamo ad esempio l'Algeria, dove il 70% della propria economia regge su due aspetti fondamentali, il turismo e gli idrocarburi. E entrambi questi settori sono stati completamente azzerati dalla pandemia in corso. E il turismo, ad esempio in Algeria o in Tunisia in particolare, ha degli aspetti, e parliamo anche dell'Egitto, nella porta del Nord Africa, ha aspetti molto gravi sulla ripercussione sociale e tenuta del paese. L'Arabia Saudita sta avendo un periodo particolarmente sfavorevole, in quanto l'80% del proprio revenue, delle proprie capitalizzazioni, proviene dalla capacità di vendere del petrolio a dei prezzi competitivi. Questo non è in atto. Ad esempio l'Arabia Saudita ha cominciato a diminuire la capacità di supporto fiscale alla popolazione, perché non è tanto la ricchezza che viene prodotta dal petrolio in paesi come gli Emirati o il Gulf Country o l'Arabia Saudita, ma la capacità di supportare l'economia locale, che in alcuni paesi è l'80-90% del proprio GDP. Quindi questo porta del malessere sociale, perché non si può più mantenere il welfare e le capacità che c'erano in determinati paesi. Una cosa fondamentale è stata un po' omessa nel periodo di pandemia è che ci sono delle crisi in corso e le guerre che non è che sono state cancellate o sono state diminuite, se ne parla di meno. Ad esempio, lo stesso Yemen. Lo Yemen è un paese in crisi, in guerra. La stessa Libia è un paese che con la pandemia e col Covid, ovviamente la situazione economica, soprattutto di sicurezza, è peggiorando. E non, ci sono margini di miglioramento nel mercato futuro e succederà a breve, se è veramente difficile da notare. Un'altra cosa che riguarda noi in particolare sono i flussi migratori. I flussi migratori che sono stati sicuramente diminuiti durante il periodo della pandemia per motivi anche di chiusura dei confini da diversi paesi, questi flussi migratori ricordiamo che sono di natura prettamente economica, cioè le persone che viaggiano cercano una situazione economica migliore. Ora la situazione economica è peggiorata durante la pandemia in molti paesi in traffica, immaginiamo la Nigeria, un paese che i flussi migratori sono particolarmente forti in direzione dell'Europa per cercare delle condizioni economiche migliori. O al termine della pandemia o comunque quando ci sarà un affievolimento della pandemia, questi flussi migratori saranno sicuramente una delle problematiche più forti. Chiudere soltanto dicendo che spero che io sia migliorato e la comprensione sia stata migliore. È stato un piacere ascoltarlo fino ad ora. No, se c'è, poi tratto anche argomenti che avevo messo da parte. E i scenari futuri sono caratterizzati da una grandissima incertezza, instabilità, perché la pandemia
nasce come crisi sanitaria, si evolve a medio termine la crisi prettamente economica, e stiamo cominciando a vedere in alcuni paesi, ma ancora è maturo, si vede nel medio termine. Ma quello che sicuramente fa un po' più paura è quello che sta a lungo termine. A lungo termine ci sarà probabilmente una grossa crisi sociale, politica in diversi paesi, soprattutto del Nord Africa e del Medio Oriente, che sono caratterizzati da determinati driver di instabilità particolarmente forti, che si sono andati a peggiorare con la pandemia negli ultimi mesi. Con questo penso di essere entrato nel mio tempo. Sì, io non riesco più a calcolare il tempo, però ci siamo. Senta, volevo chiederle una cosa. La sua analisi ci riporta invece ad una drammatizzazione della situazione rispetto a quella di La Vecchia. È possibile che ci siano due mondi diversi, diciamo, cioè che le reazioni possono essere diverse in Europa, dove potrebbero esserci meno ricaschi negativi di tutto questo, e invece in aree tipo appunto il Medio Oriente, il Nord Africa, già segnate dalla crisi, le cose sono destinate a peggiorare? Prima domanda. Seconda domanda. Lei ha già qualche segnale di questa, diciamo, possibile incancrenirsi della crisi in alcune realtà? Vedete già dei segnali da qualche parte? Noi non li vediamo ancora. Sappiamo che potrebbe esplodere una protesta sociale gigantesca, però non riusciamo a capire dove. Voi avete già qualche segnale da qualche parte? Allora, grazie per la domanda, è veramente illuminante. Allora, il discorso è che ci sono determinati paesi che hanno fragilità sia in termini politiche, economica che sociale particolarmente forti. Parliamo ad esempio del Libano. Il Libano era già in crisi, c'erano delle manifestazioni violente di massa prima del scoppio della pandemia. Allora, queste crisi sono affievolite o azzerate per il discorso pertinente del controllo della pandemia. E ovviamente la situazione è andata peggiorando negli ultimi 6 mesi, quindi nel momento in cui ci sarà un ritorno a una forma di normalità, e sicuramente è difficile stabilire quando o come, tutti questi parametri in determinate aree, come ad esempio ho detto il Libano o altri come ad esempio la Libia, già erano dei paesi particolarmente attenzionati sotto aspetti macroeconomici, ovviamente sono quelli che da tenere più in considerazione. Alcuni paesi che destano maggiore attenzione sono soprattutto i paesi del Nord Africa, immagino ad esempio l'Algeria. L'Algeria è uno dei paesi che noi monitoriamo di più. Per quale motivo? Perché l'Algeria è quella che, oltre a vivere una difficoltà in termini di pandemia, quella che ha ovviamente una ripercussione in termini di caduta del petrolio, che dicevo prima, di collegarmi alla Turchia, che sono paesi che vivono e che hanno la necessità di autofinanziarsi, auto-organizzarsi con una serie di PNU e di subsidi che arrivano dagli idrocarburi. Quindi nel momento in cui questa voce fondamentale viene meno, altri paesi come l'Egitto, dove il turismo rappresenta comunque un 20% dell'economia locale, viene meno, ovviamente sono parametri che destabilizzano. Ora il come e l'entità e la magnitudo è veramente difficile da valutare e dovremo vedere in un prossimo futuro. Sento un'ultima domanda, chiedo scusa, sull'immigrazione, lì non ho capito Marco, bene. Marco, perdonami se ti interrompo, ma non è meglio se il dibattito lo facciamo alla fine, facciamo interrompere? Ah sì, sì, va bene. Allora, chiudiamo, però intanto volevo dire qual era il tema, era l'immigrazione, però ci torniamo. Allora, chiudiamo con Grammenos Mastroianni e poi ritorniamo su alcuni aspetti che secondo me vanno un po' chiariti. Allora, abbiamo due visioni, una che ci porta verso un quadro più ottimistico e l'altra invece che ci conferma
una situazione allarmante che è destinata a peggiorare. Vediamo il suo punto di vista, Mastroianni. Allora, intanto buonasera a tutti, spero che possiate sentirmi bene. Io ringrazio il dottor De Marco per avermi presentato. Le cose sono fluide e mi ha presentato col mio antico incarico. Io attualmente sono invece il segretario generale aggiunto dell'Unione del Mediterraneo. Benissimo. Non lo dico perché penso che ci sia un forte interesse alle mie vicende personali, ma perché vorrei partire da lì. L'Unione del Mediterraneo è un'organizzazione internazionale come le Nazioni Unite, ma invece di essere universale è regionale, unisce 43 stati, i membri dell'Unione Europea e gli altri membri rivieraschi del Mediterraneo. E perché parto da lì? Perché noi, fin dalle prime ore del Covid, abbiamo abbracciato un'analisi che poi è stata anche quella abbracciata dalla Commissione Europea. Poco prima dell'avvio del Covid si stava per compiere un passo importante nella modernizzazione delle economie con importanti riflessi securitari, chiamato il Green Deal, cioè una compatibilizzazione sostenibile dell'economia con i territori. Eravamo nel momento in cui si stavano per stanziare i fondi, giunge il Covid e quindi la prima reazione di una vecchia maniera di pensare settoriale è stata: ah, qui c'è una nuova priorità. Non abbiamo in questo momento soldi da dedicare agli alberelli e dobbiamo risolvere una questione di salute. Noi e l'Unione Europea abbiamo invece detto: attenzione, qui si commette un grande sbaglio, perché la soluzione al Covid e più in generale alla questione della salute e per suo tramite anche a quella della sicurezza è il Green Deal. Non c'è un contrasto, c'è una sinergia tra questi due obiettivi. Allora, parlare solo del Covid, della pandemia attuale, è come parlare della punta di un iceberg. Si tratta di uno degli episodi che rivelano qualcosa di molto più grave e molto più minaccioso, e cioè che abbiamo abbracciato un modello economico che, mentre genera formalmente reddito, genera anche in molti casi il contrario della salute, cioè il malessere. Diverse analisi anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci portano a concludere che salute, nella sua accezione più ampia a benessere, viene all'incrocio di tutti gli elementi, di tutti i pilastri che fanno la sostenibilità. Si noteranno alcune sovrapposizioni, cioè lì dove incidono di più le forme di degrado ambientale, compresi i cambiamenti climatici, c'è anche la maggior o presenza o esposizione agli impatti di una salute che si deteriora. Andiamo ad alcuni casi che sono più diretti, ad esempio sia la virulenza che la letalità tendono ad aumentare nelle zone altamente inquinate. Questo può riguardare nel nostro caso la Lombardia, però riguarda anche potenzialmente soprattutto le città degli stati in via di sviluppo. Allora, in quale situazione per il Mediterraneo si sviluppa tutto questo? Il Mediterraneo si trova in una bolla nella dinamica del cambiamento climatico che la rende una regione a sé stante, una storia a sé. Sopra il Mediterraneo il riscaldamento accelera del 20% circa in più rispetto alla media globale. E non è soltanto una questione di temperature, significa che si pronunciano tutta una serie di impatti che hanno delle serie ripercussioni sulla sicurezza. L'abbiamo già visto operare con le primavere arabe che hanno una concausa climatica seppur importata, l'abbiamo visto operare nella crisi siriana dove 4 anni di siccità sono stati uno dei driver degli spostamenti di popolazione dalle campagne alle città che poi hanno fomentato questo tipo di cose. Abbiamo di fronte degli scenari piuttosto problematici, ad esempio si prevede un innalzamento del livello del mare di circa 20 centimetri in pochi anni e uno dice: ma 20 centimetri non saranno poi così gravi, ma se significano la salinizzazione del delta del Nilo e quindi il tilt dell'agricoltura di un paese che ha 100 milioni di abitanti, sono un grave problema. Allora, di tutto questo l'ambiente geostrategico si è reso conto, ma io temo che c'è un aspetto che invece non venga preso in considerazione. Cioè sì, ci sono una serie di problemi puntuali di sicurezza che vengono dal degrado del benessere dovuto a una relazione scorretta con i nostri territori. E questi li proiettiamo soprattutto su quelle fasce geografiche che sono più
deboli. Ma il vero pericolo, invece, è la nostra fortezza Europa. A livello mediterraneo, la prima analisi ci porta a notare che questa forte accelerazione del cambiamento climatico e dei suoi impatti incide su una asimmetria che già è alla radice dei conflitti che non riusciamo a risolvere ormai da millenni, un'asimmetria che potrei descrivere così. Di tutti gli scambi internazionali, di tutti gli scambi regionali, il 90% avviene fra la sponda nord e la sponda sud. Il 90% avviene fra i paesi della sponda nord. Il 9% fra la sponda nord e la sponda sud e solo l'1% fra paesi della sponda sud. Questo ci dice su che tipo di asimmetria viene ad incidere questo tipo di vettore di insicurezza tramite varie forme di malessere. E allora il nostro riflesso è dire: attenzione, abbiamo la bomba che si sta caricando a sud, vero, però abbiamo una bomba molto più grande che si sta caricando a casa nostra. Perché il mutamento ambientale e questo, diciamo, questo confine del malessere accentuato e invece di forse un maggior benessere anche dovuto a nuovi dati climatici sta spaccando l'Europa in due, in termini di interessi. E scusatemi se vi faccio una premessa che può sembrare un po' astratta. Se voi guardate all'Europa, l'idea d'Europa, facendo un passo indietro, distaccandoci un po' dai nostri riflessi, ci rendiamo subito conto che è un'idea un po' strana. Perché se noi applichiamo all'Europa tutti i criteri di delimitazione dei continenti usati per gli altri, noi non esistiamo, siamo soltanto la punta occidentale dell'Asia. Eppure ci riconosciamo come un continente, con una nostra identità, una nostra maniera di fare economia, addirittura con la nostra fisionomia. Non sto facendo un discorso becero-razzista, ma insomma ci definiamo caucasi, abbiamo certi tratti. Se si va a guardare la determinante di questa specificità, naturalmente ve ne sono molte storiche di successive migrazioni, ma ce n'è una fondamentale che era già stata in un certo senso intuita da Montesquieu, è il clima. L'Europa è l'Europa perché ha beneficiato di un clima molto particolare che lo metteva in sinergia con la sponda sud del Mediterraneo. Cosa è successo? Noi ci sentiamo figli della rivoluzione industriale, ma in realtà siamo molto più figli di un'altra rivoluzione che è avvenuta molto tempo prima, 10.000 anni fa, con la fine dell'ultima glaciazione, c'è stata la rivoluzione agricola, che poi è stata quella che ha determinato la forma di organizzazione sociale a cui apparteniamo anche oggi. È stato il momento in cui siamo passati dal ruolo di utenti del territorio al ruolo di gestori del territorio. E questa è avvenuta a casa nostra, partita dall'Anatolia, dalla mezzaluna fertile, poi si è rapidamente sparsa in Europa, non perché qui ci fossero dei sapiens più avanzati degli altri, ma perché qui c'erano le condizioni per farlo. Cioè questa grossa massa d'acqua, che però non è oceanica, rappresentata dal Mediterraneo, ha un effetto stabilizzante. Dà al clima di quest'area maggior prevedibilità e si può pensare di gestire il territorio rendendolo produttivo soltanto se si ha una certa prevedibilità dei cicli della natura. Se non si sa quando piove, non si può pianificare una semina. Da noi questo tipo di stabilità c'era al massimo grado. Accanto a questo, la nostra zona è stata benedetta da una stagione mite che era governata da qualcosa che vedo un generale della mia antica arma di appartenenza, l'aeronautica, lo sa bene. Un po' di tempo fa, se arrivava il bel tempo, si diceva anticiclone delle Azzorre. Solo che con il cambiamento climatico l'anticiclone delle Azzorre viene sgomitato sempre più fuori dagli anticicloni africani. Questi arrivano a lambire fino a circa la metà dell'Unione Europea. E se voi siete d'accordo con me che il clima è un determinante dell'identità e degli interessi, questo ci porta a una netta divaricazione di quegli interessi che fondano poi il vero collante dell'Unione Europea, e lo stiamo vedendo. Adesso non voglio fare un discorso scientifico, chiamiamolo pure una simpatica coincidenza, ma se voi andate a vedere la linea di demarcazione delle attitudini diverse verso il fenomeno migratorio, coincide esattamente con la linea di demarcazione delle intrusioni degli anticicloni africani. Significa che noi in Sud Europa, condividendo sempre di più un clima africano, iniziamo ad avere degli interessi in comune con la sponda sud, iniziano a essere più forti di quelli che possiamo avere in comune con la Danimarca o con la Finlandia.
Faccio un esempio banale. Una comunità di cui non parla nessuno, ma che gestisce un settore economico di straordinaria importanza, i forestali. I forestali, da circa 10 anni, senza che ci siano messi dentro i governi, hanno iniziato ad intensificare la loro collaborazione fra sponda nord e sponda sud del Mediterraneo. Sì, certamente perché il mondo forestale è molto consapevole del pericolo ecologico, ma anche e soprattutto perché si sa che le specie che sono commercialmente viable, adesso sulla sponda sud, sono quelle che forse fra 10 anni salvano la base della nostra economia, che comunque sia continua ad essere una base agricola. Al contrario, vediamo tutta una serie di trend alla spaccatura degli interessi che tengono assieme l'Europa, e vi faccio un esempio. Il Mediterraneo si riscalda il 20% più velocemente del resto del mondo, c'è una zona che si riscalda ancora più rapidamente, che è la zona artica. Questo apre delle competizioni che stanno spostando gli equilibri all'interno della NATO verso una sempre maggiore attenzione alla dimensione artica. Ma non è solo una questione di corsa agli idrocarburi o di sottomarini russi che vanno a piantare bandiere di titanio, ci sono le questioni commerciali che possono essere dei breaker per l'unità europea. Con il riscaldamento si stanno sciogliendo i ghiacci, si stanno aprendo delle rotte marittime a nord. Due mitiche rotte, il passaggio a nord-est sulla Siberia, il passaggio a nord-ovest sul Canada. Il valore stimato attuale è di 11 miliardi di dollari all'anno. Noi siamo contentissimi che i nostri amici danesi, finlandesi, assieme a tutti quelli del cambiamento climatico, approfittino di questo vantaggio, però se queste si concretizzano significa che il valore del canale di Suez precipita. E che nel porto di Genova, se proprio ci va bene, invece di fare container, vendiamo sardine. Aggiungiamo a questo un altro dato che ci viene dall'est, perché il malessere ambientale si sta caricando a livelli di straordinaria minaccia ad est, in Asia centrale e a sud dell'Himalaya, per lo scioglimento per la fusione dei ghiacciai, per il prosciugamento del lago di Aral. Abbiamo un'altra porzione di questa Europa che si inserisce con degli interessi divaricati guardando ad est. Allora, torno al mio discorso iniziale. Tutto questo potrebbe farmi propendere, visto che il dottor De Marco ci ha classificati in due gruppi, gli ottimisti e i pessimisti, potrebbe farmi propendere per un ultra pessimista, un catastrofista, ma non lo sono affatto. Con la mia organizzazione, assieme alla Commissione, problemi che nascono dagli allevamenti intensivi dove si crea la prossimità sia per le mutazioni dei virus, sia per lo sviluppo di resistenza agli antibiotici dei batteri, AIDS ed Ebola si riconosciuti collegati a un problema ambientale. Insomma, comunque, il Covid però ha, in tutta la sua tristezza, naturalmente non avremmo voluto avere qualcosa del genere, però ha avuto un pregio, è visibile, ha toccato le nostre vite e quindi forse è il momento su cui fare leva per portare le persone a fare la scelta giusta. Qual è la scelta giusta? Beh, la salute e la sostenibilità sono la stessa cosa. Le cause sono le stesse, i rimedi sono gli stessi. Dobbiamo rapidamente passare a dei moduli di economia più sostenibili, anche perché questi hanno alcune altre caratteristiche che si riflettono sui problemi di sicurezza del Mediterraneo. Ho letto che tutto quello che succede sul Mediterraneo in termini di ambiente e benessere diventa grave perché c'è una simmetria, incide su una simmetria che rende alcuni con l'illusione di essere forti, altri invece con la certezza di essere molto deboli. Ebbene, un'economia verde, per ragioni strutturali che non voglio adesso stare a sviluppare, non ce ne sarebbe il tempo, è necessariamente un'economia che riequilibra questi gap, perché è basata sulle potenzialità del territorio, mette in gioco tutti quanti con le loro risorse, è un'economia del ho bisogno di te. L'agricoltura italiana non sopravviverà senza delle specie viticole che in questo momento fanno le produzioni in Algeria.
Un messaggio quindi di allerta, di grosso monitoraggio a queste sacche di rischio che si stanno caricando, ma da parte nostra, Unione del Mediterraneo, lo ripeto, in piena armonia con la Commissione europea, il messaggio è: non si può tornare alla normalità perché la normalità era il problema. Si è toccato con mano, abbiamo ora l'occasione per ricominciare meglio. Grazie. Bene, grazie. Allora, noi avevamo tre interventi e sono tre posizioni distinte l'una dall'altra. Effettivamente l'ultima è una linea mediana tra quelle sentite, perché dice ci sarà la situazione drammatica, ma c'è anche l'occasione. Insomma, abbiamo avuto una bella paura, ci siamo presi una bella paura, questo ci aiuterà a risolvere anche problemi che non sono del Covid. Io ho una domanda per Mastroianni, però posso aspettare se ce ne sono altre. C'è qualcuno che vuole intervenire? Capasso vuole intervenire? Beh. L'occasione è troppo ghiotta per non fare anch'io una domanda, veramente. Allora, come abbiamo sentito, io penso c'è stato questo, ovviamente l'abbiamo visto tutti, no? Questo brusco calo del prezzo del petrolio. Però, come Francesco ha inizialmente detto, io lo distinguerei dalla pandemia, perché ovviamente lì c'è stato un crollo, però c'è stato il crollo della domanda, che ha esacerbato le cose, ma c'è stato un enorme aumento dell'offerta, perché alcuni paesi non si sono messi d'accordo, la Russia e gli Arabi, e per cui hanno inondato il mondo di petrolio. Ora, questa è la domanda. C'è forse dietro un progetto per minare la transizione energetica? Perché con un prezzo del petrolio che scende così fortemente, ovviamente tutti i progetti di transitare su energie sostenibili diciamo che possano ridurre l'inquinamento vengono minati profondamente. Io quindi le chiedo, secondo lei c'è forse un progetto nascosto che mira a limitare la transizione energetica che così fortemente da alcune parti insomma viene gridata, una pura coincidenza che proprio in queste circostanze al crollo della domanda si associa un aumento dell'offerta di proporzioni bibliche, tanto che, come la vecchia ha detto, non si era mai visto un prezzo del petrolio così basso. La domanda è per Mastroianni, ma anche la vecchia credo possa dire qualcosa. Sì, per la vecchia, è più per la vecchia. No, io facevo a lei perché io ci vedo, cioè questo mette in pericolo la transizione energetica. Io sono perfettamente concorde con quello che lei ha detto, no? Sulle priorità. Però, diciamo, di fronte ad una condizione del genere, ovviamente diventa sempre più complicato poi per i paesi implementare poi la transizione energetica quando i pannelli solari costano poi di più del petrolio, dell'utilizzo delle energie fossili. Però la vecchia ci ha detto che il prezzo aumenterà rapidamente. Allora sentiamo prima la vecchia e poi Mastroianni. La vecchia, prego. Allora, integrerei la domanda del professore col fatto che il fatto che i produttori, i maggiori produttori di petrolio abbiano inondato il mercato di greggio è anche legato a una questione di concorrenza, perché a prezzi così bassi, come diceva il professor Capasso, è vero che si mette il bastone tra le ruote al processo di transizione verso le energie pulite, ma si mette il bastone tra le ruote anche ai concorrenti di petrolio, che sono i produttori americani, che agli attuali prezzi di mercato non hanno convenienza a produrre, non ce la fanno, hanno un break even troppo più elevato rispetto
adatta del prezzo di mercato. Quindi c'è un problema sia di transizione verso un mondo più sostenibile, ma anche un gioco di potere, diciamo, la concorrenza tra i vari produttori di petrolio. Mastro Ieni vuole completare la risposta. Sì. Allora, io tendenzialmente non riesco molto ad aderire a idee di grosse manovre per questo tipo di cose, semplicemente perché gli ipotetici autori, da un lato, sono troppo stupidi per farlo e dall'altro sono troppo intelligenti per farlo. Troppo stupidi perché una manovra pianificata così, in mezzo a tutte queste variabili, non credo che sia nel potere di nessun ipotetico gruppo Bilderberg o di Illuminati o qualcosa di adesso, professore, non è che sto sminuendo, però la verità è che non c'è una coesione internazionale anche nelle lobby sufficiente per operare un tipo di calcoli di questo tipo, però sono anche troppo intelligenti perché hanno dentro dei centri studi e sanno perfettamente che questa potrebbe essere, come dire, se anche l'avessero messa in moto, potrebbe essere una frenata tecnica di breve durata. In ogni caso i fossili vanno a declino per tante ragioni, sia per la crescente competitività delle altre fonti rinnovabili, ma anche perché c'è una volontà di affrancarsi dai fossili proprio perché la loro produzione è in un certo senso nelle mani di un oligopolio. Vi dico una cosa, proprio poco fa sono stato contattato da una delle da uno dei circuiti dei più grossi vettori aerei del mondo, che dicono: noi siamo i meno sospetti di tutti. Abbiamo perso 88 miliardi di dollari, l'80% del traffico passeggeri, eppure vi sosteniamo in una transizione verso un'economia green che dia al combustibile classico il prezzo che deve. Perché se rimaniamo in questa situazione di dipendenza a degli sbalzi, per noi diventa un mercato non più gestibile, oltre allo sbalzo del prezzo energetico, pensiamo a dover fare i conti con gli sbalzi che vengono dagli impatti sul territorio di questo tipo di settore, per noi diventa un mercato non più pianificabile, un mercato non più gestibile. Adesso, che qualcuno che ha interesse a prolungare delle situazioni di estrazione, eccetera, eccetera, si sia pure fregato con soddisfazione le mani, sono pure d'accordo, forse magari avrà deciso di darci la sua accelerata, però tutti gli operatori del settore energetico sono grandi case, hanno dentro dei centri studi e sanno che la situazione comunque va a cambiare, e quello che vediamo è che gli stessi grandi operatori classici del fossile in realtà stanno diversificando il loro portafoglio, e forse il dottor Lavecchia può confermare o smentire, ma stanno pesantemente diversificando il loro portafoglio, portandolo anche verso fonti rinnovabili. Insomma, Mastro Ieni, lei non ci crede in questo ritorno del petrolio allo stato precedente? Non si possono fare discorsi di breve medio, questo dipenderà dal mercato, da cose che nessuno ha la sfera di cristallo, se improvvisamente spara un'espansione economica di una zona imprevista, ci sarà una domanda, eccetera. Dico, strutturalmente, sul medio-lungo periodo, ci sono tutta una serie di interessi che invece sono allineati su quel tipo di indipendenza energetica che dà la rinnovabile. Non è solo perché la rinnovabile salva l'ambiente, ma anche perché la rinnovabile consente un certo tipo di articolazione dell'economia come fonte potenzialmente off-grid, cioè non necessariamente connessa, e si attaglia ad uno sviluppo non problematico, più sicuro dell'Africa, eccetera, eccetera. Le nostre analisi sono verso un crescente spazio
a fonti energetiche alternative, con tanti punti interrogativi, perché su un alternativo ci mettiamo anche pesato nucleare o cose così. Se senta, la interrompo perché io ho una domanda a cui non rinuncio, anche se il tempo credo sia scaduto. Però se ce ne sono altre legate a questo aspetto... Marco, perdonami, tu leggi questo Q&A qui in basso, ci sono tre domande. Allora, guarda, io non le vedo, però ponile tu queste domande. Così... Allora, una è per, penso, magnifica relazione quella definita mediana da De Marco, ma quale consapevolezza politica vede nei leaders europei di oggi? Poi ce n'è una per il maggiore. Quali conseguenze immagina nei paesi MENA? E poi c'è un'ultima domanda. Per quanto riguarda il tema immigrazione, questa è generica, quindi queste sono le sì. domande che sono... Vabbè, ma Mastroianni credo che abbia già risposto, no? Oh, è così, non voglio censurare, ma insomma mi pare che abbia... Però io ce n'ho una per Mastroianni che farò alla fine, ma non ve ne andate, ma gliela devo fare. Quella sull'immigrazione è un po' quella che volevo fare anch'io. Cioè, lì non si è capito bene se c'è il maggiore sorrentino collegato, gli effetti quali saranno sull'immigrazione? Cioè riprenderà più di prima? Ci sarà qualche mutazione nei flussi? C'è sì. Ecco, risponda brevemente per favore. Prendo io la parola e mi collego un attimo a una cosa che ho detto da un altro Elissa, perché noi non abbiamo una visione pessimistica o particolarmente negativa. Penso che ovviamente vediamo dei parametri particolarmente delicati in alcuni paesi chiave mediterraneo. Volevo ricordare una cosa a livello storico, perché la storia mi piace, è una cosa che bisogna sempre andare a vedere. Quando c'è la peste bubonica nel 14° secolo in Europa, è stato un evento drammatico in tutti i paesi europei, però dopo la peste bubonica è nato il Rinascimento, che è particolarmente valorizzato in Italia. Queste crisi, nel momento in cui terminano, c'è anche diciamo, la possibilità di un cambiamento sociale e economico che è successo nel passato. Quindi bisogna cercare di vedere il futuro in maniera positiva. Giusto per collegare quello che è stato detto. Invece per guarda la Maggiore, io aderisco a questo storicismo, solamente il fatto che sia accaduto una volta non vuol dire che si possa ripetere questo meccanismo, è l'insegnamento della storia questo. Vabbè, continui. Sì, per quanto riguarda il tema della migrazione, la migrazione è un fenomeno prevalentemente a caratteristiche socio-economiche, quindi la migrazione noi vediamo ovviamente nel momento in cui ci sono delle guerre, ci sono delle migrazioni di caratteristica diversa, quindi rifugiati e chiedi asilo politico, che la maggior parte della migrazione che noi abbiamo visto nei primi 10 anni è natura prettamente, cioè gente che si muove per acquisire dei benefici di natura economica. Queste migrazioni connesse con un discorso economico, con un miglioramento delle condizioni economiche nei paesi del centro Africa, proviene la maggior parte dell'immigrazione. Vediamo che molte delle persone che viene in Europa viene dal centro Africa e viene da paesi come il Pakistan, l'Afghanistan, il Bangladesh, paesi che sono distanti anche dal bacino del Mediterraneo, ma che però finiscono per disperatamente economici. Il discorso di chiusura dei confini, del coppio e della difficoltà anche a viaggiare ha posto delle restrizioni alla migrazione di natura economica. Nel momento in cui la pandemia verrà, diciamo, dirà, e quindi anche l'apertura dei confini, ritorno a una forma di normalizzazione che nessuno sa che ci sarà, ovviamente porterà gente che ha una situazione economica peggiorata durante la pandemia a cercare di andare verso una situazione migliore. Presumibilmente i flussi migratori al termine della pandemia, nella normalizzazione globale geopolitica, tendono a riaumentare presumibilmente. Bene, allora se mi consentite ora vorrei fare un'ultima domanda. Vorrei fare anche una domanda, poi quando è il momento, se è possibile. Allora prego, io la mia la voglio lasciare per ultima. Allora se mi consentite una domanda molto breve.
Mi ha colpito molto la chiusura del professor Mastroianni del suo primo intervento, quando ha detto che il vero pericolo, e questo secondo me è sconvolgente, è la normalità attuale. Ha detto il pericolo è la normalità. Normalità significa dire che i nostri comportamenti attuali sono quelli che in maniera consapevole o inconsapevole generano non la punta dell'iceberg, ma quello che c'è sotto. Allora io mi domando, e qui non voglio essere né pessimista né ottimista, ma vorrei appunto confrontarmi con voi, in un quadro europeo, non parlo neanche di temi e di confronti diciamo planetari, europeo, abbiamo delle visioni della comunità europea nettamente differenti all'interno. Parliamo di sovranisti, parliamo di europei convinti, di quelli meno convinti. Come facciamo? Questa è una domanda su cui ovviamente ognuno ha la responsabilità di dare un contributo e una risposta, a far capire che questa normalità fatta del prezzo del petrolio che scende, che sale, che sarà domani, sono domande legittime, ma che rispetto a questa affermazione, che io la trovo molto precisa, molto profonda, ci obbliga a fare altri tipi di ragionamenti. E qui credo che abbiamo difficoltà di comunicare all'interno, addirittura anche dei singoli paesi, cominciare dall'Italia. Che si può fare? Quale strategia mettere in campo per cominciare un po' per volta a cambiare i paradigmi della discussione? Grazie. Chi risponde? Vado io. Sì, prego. A questo punto. Allora, questo apre un universo. Tanto io ho detto due cose. Attenzione, c'è un pericolo più forte all'interno della fortezza Europa che nella gestione delle crisi che ci si può aspettare nascano presso i più... Diciamo che a livello strutturale la spaccatura dell'Europa è il pericolo maggiore portato da questa situazione, molto di più che non la gestione delle crisi nelle parti più debole. E poi lei dice sì, la normalità era il problema, ma questo... Ormai dal Club di Roma in poi la scienza, non dico soltanto i climatologi, va dalla sociologia, l'economia, le analisi del tesoro americano ci dicono questo tipo di economia va a sbattere la faccia, non può più crescere per tutta una serie di ragioni. Allora, dice, come si fa a farlo capire? E qui siamo al contrario della narrativa tradizionale del mondo socioambientalista, perché il mondo socioambientalista ama dipingere un cittadino buono, ingenuo, impotente, schiavizzato da poteri che lo sovrastano e che vogliono fare il suo male. E la verità, purtroppo, è completamente diversa, ed è che i governi hanno capito che sta succedendo queste cose. Leggetevi un articolo pubblicato da Timmermans assieme a Picard, che è il fondatore di Solar Impulse, la fondazione che ha fatto volare l'aereo solare, che dice esattamente questo. Cioè, noi la consapevolezza presso i governi la troviamo. Poi i governi sono fessamente facendo un sacco di sbagli, però sono pur sempre quelli che hanno provato a mettere in moto qualcosa. Queste COP che hanno funzionato a metà, il protocollo di Kyoto che faceva acqua da tutte le parti, però è l'unica cosa che c'è stata. No, rimane un secondo cattivo che è l'economia e soprattutto la finanza. Beh, allora, se anche noi non vogliamo credere che l'economia e la finanza abbiano il cuore puro, e io sono il primo a non crederci, succede che la finanza, che poi è il vero padrone dell'indirizzo dell'economia, ha fatto passare la proporzione del proprio portafoglio dedicato a investimenti di natura sostenibile dallo 0,6% alla fine degli anni 90 al 24% oggi, 30.000 miliardi di dollari in cerca di applicazioni sostenibili. Perché? Perché vogliono salvare il mondo, forse anche, nessuno è stupido, si rende conto che se anche fai un sacco di soldi ma poi fai c'hai una catastrofe non ti serve molto, ma non è quello. È che si sono resi conto che la modalità di economia in armonia col territorio genera più profitto. Ed è una modalità di crescita dell'economia. Per cui, dov'è il problema? Il problema non è convincere i cattivi classici, i governi oppressori e le multinazionali che subdolamente ci schiavizzano, perché è che credendo o non credendo alla purezza del loro cuore, che è un fattore del tutto irrilevante, questi hanno identificato come loro interesse primario operare questa transizione.
Il vero problema è nel pubblico. L'impresa aspetta l'autorizzazione del pubblico che si fa con il cosiddetto voto col portafoglio. Nel momento in cui il pubblico riconosce che è il prodotto sostenibile, la linea di produzione sostenibile, si associa una interessabilità della vita, è autorizzata. La stessa cosa, i governi aspettano l'autorizzazione che si fa con il voto politico. Cioè noi pubblico siamo buoni, siamo bravi, eccetera, ma vi ricordate i primi sindaci che hanno proposto le pedonalizzazioni? Ci mancava poco che venivano crocifissi ai pali del telegrafo. Allora, è lì il problema. E so che è un discorso impopolare. Se mi ascolta qualcuno dei miei amicissimi di Extinction Rebellion, come già hanno fatto, si risentono. Ma io devo dire, i cattivi in questo caso non sono né i governi né le imprese. I cattivi siamo noi che dobbiamo cambiare mentalità. Ecco, a proposito di mentalità, vorrei chiudere con questa domanda, se non ce ne sono altre. Più che una domanda è una richiesta di rassicurazione, perché lei ha citato la teoria del clima di Montesquieu. Non ho capito bene in che modo lo ha citata, quasi per affermarla. Cioè, quella teoria fu nefasta, pur venendo da uno dei personaggi più illuminanti dell'illuminismo, ma quella teoria sa bene che ha prodotto pregiudizi fino al razzismo. E Leopardi la smontò dicendo, insomma, poi alla fine è ad Atene che è nata la civiltà occidentale e quindi siamo, diciamo, al sud dell'Europa. In che modo lei l'ha citata? Perché ha citato questa teoria del clima? Allora, evidentemente ci sono state grandi pensieri del passato che sono stati completamente distorti. È ovvio che il determinismo in senso classico ha portato gli sfaceli che ha portato, ma oggi noi ne abbiamo un'utilizzazione di tipo più scientifico, con dei riscontri statistici, è vero, è vero. Cioè, se noi andiamo a chiederci qual è la determinante di questa comunque esistente identità europea, che non è autonoma, è un'identità circummediterranea. Vedete, la stessa cosa succede alla sponda nord dell'Africa. È Africa, ma non è Africa. Stranamente. Cioè, perché noi abbiamo questa particolarità che ci ha distinto come mondo antico e via dicendo? Perché ancora una volta rischio di sembrare eurocentrico oppure, non so, mediterraneocentrico, siamo più o meno stati, non da soli, ma una delle colle della civiltà, perché questo clima ha favorito delle cose che ogni essere umano ha il potenziale di fare, ma le può fare soltanto nelle condizioni giuste. Allora, da noi si sono create le condizioni giuste. Io ho citato questa cosa per cercare di far capire al pubblico più generale, perché poi un webinar non serve a noi che siamo del mestiere, ma serve a diffondere dei contenuti, che il clima non è una questione di pioggia, di temperature, magari di qualche mancato raccolto. Il clima tutto assieme determina il comportamento, l'orologio del territorio e le nostre economie, le nostre scelte sociali, le nostre organizzazioni sono fortemente legate a questo. Quindi se cambia il clima non cambia soltanto quando pioverà, ma cambia il ventaglio di interessi, addirittura la definizione identitaria di coloro che ne sono colpiti. Ho parlato dell'Europa, ma posso fare tutta una serie di altri esempi. Va bene, la mia inquietudine resta, però diciamo, resta perché è una determinante tra le altre, come tutte le altre. Ecco, però fissarla sul clima fa sì, diciamo, che dal clima si arriva al carattere pigro, eccetera, eccetera, non si spiega com'è che ci possono essere due napoletani, uno pigro e l'altro invece dinamicissimo. Insomma, questo... è un po' il problema, ma insomma la mia inquietudine resta, però in compenso, diciamo, tutto lo scenario che è venuto fuori da questa discussione è molto interessante e naturalmente è uno scenario che almeno a me è risultato non ovvio come era da me previsto, però vorrei che fosse capace ora a ringraziarvi tutti e a chiudere in qualche modo. Prego. Fare una precisazione, se mi consentite. Sì.
No, perché non vorrei la che, vecchia, perché... che diciamo che il mio intervento avesse creato un epilogo. Quindi passare per i cattivi di turno, se mi permettete di fare questa battuta. Quello che la mia precisazione è che quello di cui ho parlato, quindi la stima che noi diamo al prezzo del petrolio, non è una stima nel lungo periodo, cioè, la visione di Morningstar non è quella che il mondo rimarrà così per sempre e quindi che il mondo continuerà. Ci mancherebbe. Quindi queste stime sono dettate appunto dalle dinamiche di domanda e offerta in un ciclo economico, quindi questo è va da sé che il futuro del mondo e dell'economia non è legata ai combustibili fossili. Quindi volevo fare questa precisazione. Bene, bene. Allora, Capasso, prego. Grazie mille per farmi chiudere, ma sì. Non mi sento, lo faccio, ma non mi sento chi ha ospitato questo evento, perché assieme a me c'è Giosuè e il generale Re, che veramente ringrazio per avere loro stimolato me in questa direzione. Poi è nato dalla discussione che abbiamo avuto noi tre, e poi a cui si è aggiunto anche il maggiore dopo questo dibattito. Quello a cui che pensavo e che è veramente interessante, perché l'istituto, diciamo, che ha ospitato questo evento in questo caso, con questo primo seminario, è un istituto interdisciplinare ed è veramente estremamente ricco. Spesso i ricercatori, io sono un ricercatore, se lo dimenticano, che studiare le cose da un solo punto di vista limita di molto la prospettiva, sembra banale. Però metti assieme persone che vedono lo stesso mondo con occhi diversi e ne escono fuori cose estremamente interessanti. Io sono rimasto, diciamo, estremamente attento a tutti e tre i dibattiti, che, come hai detto tu, veramente partono da angolazioni diverse, il mondo che si analizza è lo stesso. Quindi questo ancora di più ti fa capire che le cose poi vanno viste da un punto di vista diverso, se veramente si vuole tirare fuori l'essenza dei problemi. Ci sono anche altre domande, io però penso che per non abusare del tempo di chi ci ha ascoltato, dobbiamo chiudere qua. Io vi ringrazio tutti, anche il dottor Mastrovieni che si è collegato da Barcellona, e il generale, l'ingegnere e anche Francesco Lavecchia, a cui prego di salutare Davide Velusi, l'amministratore delegato, che ci ha, diciamo, concesso appunto un loro analista per questo dibattito. Quindi grazie a tutti. Grazie, arrivederci e buon lavoro a tutti.